Guerriero, bentornato sul canale. Oggi parleremo di tutto ciò che un appassionato di Call of Duty deve sapere prima del lancio di Black Ops 6, la nuova interazione di prossima uscita sui nostri PC e sulle nostre console. Quindi la data di uscita, le modalità di gioco, passando per le armi e l'integrazione con Warzone, non ci faremo mancare nulla. Prima di cominciare, ricordati, lascia un like, iscriviti a questo canale, condividi questo video con tutti gli appassionati. Mi raccomando, un commento è fondamentale per permetterci di crescere qui su YouTube. Andiamo a bomba a vedere tutti i contenuti che ci aspettano in questo Black Ops 6. Let's go! Partiamo con la data di lancio. Quindi Call of Duty Black Ops 6 sarà disponibile il 25 ottobre 2024, come detto prima. Per gli utenti italiani il gioco sarà accessibile a partire da mezzanotte, ovviamente per i player console, mentre per i giocatori PC su Steam, Battle.net e anche Xbox Game Pass, che ricordo quest'anno essere disponibile, quindi pagando un piccolo abbonamento si può già giocare all'edizione da 79 euro, che è tantissima roba. Potremo mettere le mani, per i possessori PC come dicevo, sul titolo dalle 6:30 dello stesso giorno, quindi del 25 ottobre. Qualche oretta dopo lasciamo un po' di vantaggio ai nostri amici della console e poi ci butteremo a capofitto nell'azione. Quindi, se sei un giocatore console, preparati a scendere in campo a mezzanotte. Vediamo che modalità di gioco ci aspettano. Passiamo a vedere quindi tutto quanto quello che ci offrirà Black Ops 6. Una campagna single player avvincente che esplorerà i temi legati alla guerra fredda e alle operazioni clandestine. I giocatori dovranno e potranno immergersi in una storia ricca di colpi di scena e missioni emozionanti come al solito. In aggiunta alla campagna, il gioco includerà anche la modalità zombie ultra attesa, che avrà una struttura a turni per la prima volta dopo tanto tempo, con missioni da completare in due mappe iniziali. Una nuova modalità guidata sarà disponibile durante la stagione 1 per aiutare i giocatori a orientarsi nella storia. Ovviamente non poteva mancare la modalità multiplayer, che avrà un ampio arsenale di oltre 30 armi da livellare. Il lancio includerà anche diverse mappe progettate per offrire esperienze variegate di fight. Ci saranno mappe per il classico 6v6 e anche opzioni per il 2v2. Questo garantirà che ci sia sempre qualcosa di nuovo da fare, da esplorare, da avere come esperienza di fight. Non potevano mancare le ranked, che per gli appassionati della competizione sono fondamentali. Quindi le ranked play saranno disponibili fin dall'inizio della stagione 1, prevista intorno al 20 novembre, data nella quale dovrebbe esserci anche l'integrazione con Warzone. Questo rappresenta un grande passo in avanti per le ranked, perché è la prima volta che viene lanciato subito alla stagione 1 in un titolo di Call of Duty. Parliamo ora di un tema molto caldo e molto scottante, anzi i temi sono due: anti-cheat ed aim assist. Vediamoli insieme. Parliamo prima dell'anti-cheat. Activision ha annunciato significativi miglioramenti del suo sistema Ricochet grazie all'implementazione dell'intelligenza artificiale per monitorare e rilevare comportamenti sospetti. La compagnia promette che i giocatori che utilizzeranno cheat verranno bannati entro le prime ore di gioco, creando un ambiente più equo fin dall'inizio. Questa è una speranza che abbiamo tutti noi, di avere meno cheater all'interno delle partite. Per quanto riguarda invece l'aim assist, ci saranno ottimizzazioni mirate a bilanciare l'esperienza tra giocatore, console e PC. Ci sono state tante voci: l'aim assist nerfato, l'aim assist non funziona più. Ecco la verità: l'aim assist rimarrà sempre, ma sarà regolato in modo da non offrire i vantaggi eccessivi che venivano offerti in precedenza, in cui il giocatore praticamente veniva la mira automaticamente settata sul nemico. Adesso invece, nei combattimenti ravvicinati, il controller sarà meno presente e ci sarà la necessità di utilizzare un pochettino di più la skill del giocatore. Questo significa che i movimenti rapidi non saranno facilitati come in passato, permettendo ai giocatori mouse e tastiera di competere in maniera più efficace negli scontri a corto raggio. Quindi cambia soltanto l'aspetto degli scontri a corto raggio, cercando di mantenere un equilibrio fra ovviamente la difficoltà di utilizzare un controller nel lungo raggio e la difficoltà invece di utilizzare un mouse e tastiera nel corto raggio. Integrazione con Warzone, ho fatto un accenno prima, quindi l'integrazione fra Black Ops 6 e Warzone avverrà durante la prima stagione. La prima stagione è prevista per il lancio il 19 novembre, 20 novembre, giorno più giorno meno, dovrebbe essere a cavallo fra 19 e 20, quindi
Circa un mese dopo il lancio avremo tempo di livellare tutte le nuove armi che avremo nel multiplayer per essere pronti al lancio della prima season con la congiunzione con Warzone. Quindi ci saranno nuove armi, meccaniche come l'Omni Movement che arricchirà ulteriormente l'esperienza di Warzone, e si aspettano ovviamente nuove mappe, fra cui il ritorno di Verdansk, di cui si vocifera il ritorno per marzo 25. In conclusione, Call of Duty Black Ops 6 si preannuncia come un titolo ricchissimo di novità, miglioramenti. Speriamo veramente che tutto quanto quello che abbiamo visto su carta si traduca in realtà, soprattutto per quanto riguarda l'anti-cheat. Se siete fan della serie, semplicemente appassionati di FPS, non potete perdervi questo capitolo. Assicuratevi, mi raccomando, di iscrivervi al canale per ulteriori aggiornamenti ed analisi sul gioco, e ovviamente per le migliori build che sono mai state create su un canale YouTube. Grazie per aver guardato questo video, ci vediamo al prossimo. Mi raccomando, like, commento e condivisione sono importantissimi per permetterci di crescere. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per il momento questo è tutto. Keep fighting, alla prossima!